Lo scrittore Ennio Flaiano diceva che il vero psicanalista delle donne è il parrucchiere. Capace di ascoltare e di tradurre in tagli e acconciature stati d'animo e umori differenti. Salvo Filetti si propone come designer delle chiome, ovvero prendi una donna, trattale i capelli e trasformala in tante donne diverse. She asked me why I'm just a hairy guy. La bellezza è incontro felice, è una concatenazione di incontri felici, perché i capelli si sono incontrati creando una forma bella. Questi capelli poi incontrano in modo felice la forma del volto, a sua volta incontrano in modo felice lo stile della persona e la percezione, il ritratto che una donna ha di sé, e incontrano forse anche lo spirito, l'anima della persona stessa. Ogni donna di sé ha un ritratto ben preciso, più che farmelo spiegare a parole, coi gesti. Fammi vedere come li raccoglie i capelli. In questo punto. Ok, qua. Verso il centro testa. Ti senti bella così. Ricciano, picchi da ogni riccio, ti cacciano capriccio. La donna riccia nulla può più, no. E io ho iniziato a 10 anni, l'età più o meno di mia figlia, di una delle mie figlie oggi. Mio padre era parrucchiere. Mio padre era un parrucchiere tradizionale, era il sistema del salone che era tradizionale, quello che si faceva allora, che c'era allora. E aveva lui 5 figli, c'è chi si laureò in economia e commercio, chi come geologo, chi come ingegnere. L'ultimo invece io sono rimasto affascinato da una parte, ma dall'altra c'era la voglia di riscatto anche, no? Di una categoria che meritava ancora un'evoluzione significativa. Vedevo contemporaneamente i sarti diventare stilisti grazie alla collaborazione del prêt-à-porter. Potrà esistere un prêt-à-coiffure, pensavo. E in realtà oggi faccio questo, cioè oggi è un sogno che si è realizzato perché creo delle collezioni che vanno a migliaia di donne su tutto il territorio nazionale e europeo. I'm a Barbie girl in a Barbie world, life in plastic, it's fantastic. Volevo rompere definitivamente quel famoso specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame, che ha fatto un danno infinito, perché parla di una bellezza fatta di competizione, dove una donna è sempre in competizione con le altre. Stavo lavorando a una collezione che si chiamava Ritratti Riflessi, quando a un certo punto mi è venuta l'idea di dirlo quasi in modo provocatorio con una bambola. Una bambola che magari nell'immaginario collettivo poteva rappresentare l'omologazione. Dico, se riesco con una bambola, ce l'ho fatta in modo definitivo. Quindi sempre allo stesso volto, cambio i capelli, guardate come cambia lo stile della persona, come si può intervenire e rendere unica addirittura una bambola che è sempre la stessa. Ho creato una collezione che si muovesse dal biondo platino al nero. Una chicca dell'inverno è la frangia Sunshine, è una frangia che vive in modo indissolubile con il colore, cioè è una frangia il cui effetto di taglio e di scalatura accade anche grazie al colore, che ha un effetto Sunshine in quanto assoluto, importante e un po' a contrasto verso la punta, invece molto soft, delicato alla radice. Bye bye baby. Marilyn Monroe è l'icona per eccellenza di un mondo di femminilità. Audrey Hepburn è l'icona che rappresenta l'eleganza, il bon ton. Audrey Tautou rappresenta la naturalità, il femminile naturale. E Madonna la scelgo come icona di audacia, di grinta, di anche camaleonticità, quindi un'icona per ogni stile. Ognuno poi sceglie tra l'altro lo stile che meglio abita.
la donna con cui uscirei è Audrey Tautou.